L'Italia è uno spazio importante, l'Italia ovviamente sia per la sua conformazione geografica che per l'attività croceristica proprio così fatta dagli italiani, è forse uno dei paesi più importanti, quindi ha un grandissimo peso, avete sentito i numeri prima, quindi abbiamo 920.000 croceristi nostri e comunque noi il 25% di tutti gli scali sono fatti sul nostro territorio, quindi è una parte estremamente importante. E per quanto riguarda i numeri sono molto positivi, nel senso che continua ad esserci una crescita un po' meno evidente di quella degli anni scorsi, ma la crescita continua e i numeri sono molto positivi. Quello che è accaduto alla Costa Concordia, le responsabilità poi che verranno fatte nei confronti del suo comandante, ha dato un po' un'immagine di discredito nei confronti del crocierismo italiano, come recuperarlo? Ma allora, dal punto di vista, prima di tutto, dobbiamo capire meglio e bene quelle che sono state le vicissitudini che hanno portato a questo incidente. Ci sono delle inchieste in corso, quindi dobbiamo avere un po' di pazienza nell'attendere di scoprire, e scopriremo tutto, perché le navi sono dotate di queste famose scatole nere come gli aeroplani, nessuna differenza, e quindi avremo tutte le informazioni e capiremo meglio. Da un punto di vista diciamo così dell'immagine, abbiamo fatto indagini con i consumatori in questi ultimi periodi, proprio nelle ultime settimane. Le indagini fatte con i nostri clienti, con i consumatori, sono estremamente positive, nel senso che il consumatore che italiano che aveva già fatto un'esperienza di crociera non è stato minimamente scalfito nella sua fiducia nel sistema. Chi non aveva sperimentato una crociera prima ha avuto un piccolo calo di fiducia, ma veramente molto limitato, e quindi da questo punto di vista la forza di questa industria e le capacità e anche la serietà gestionale sono state riconfermate, e queste ci danno fiducia nel futuro, il che non significa che noi non vogliamo comunque capire molto bene quel che è accaduto e continuare a migliorare sempre di più. Si parla spesso del fatto che le navi da crociera siano molto inquinanti. Guardi, questo non saprei dirle chi ne parla, però sono probabilmente notizie che non sono corrette, sono sensazioni non basate su nessun dato di fatto. Tenga presente che sono navi estremamente moderne, ci sono dei regolamenti molto precisi, con una serie di apparati proprio dedicati al trattamento di tutte quelle che sono le sostanze che possono venire prodotte. Ci sono regole molto severe, registri, controlli, quindi direi che da questo punto di vista, perlomeno nel mondo delle crociere che conosco io, che sono dei principali operatori europei, americani, a livello mondiale, questo non è assolutamente il caso. La pratica dell'inchino, pensa che ormai sarà una pratica che cadrà in disuso? Ma guardi, qui secondo me la definizione di pratica dell'inchino è molto difficile. Io quello che conosco come definizione di inchino è quando un comandante attraversava il Golfo del Leone con un forte maestrale ed era costretto a fare l'inchino, che significava entrare nel Golfo. La pratica dell'inchino, così come definita in questo caso qua, direi che è relativa a come si naviga lungo la costa. Ci sono regole per navigare lungo la costa che vanno rispettate. Se le regole vengono rispettate non si possono creare situazioni di questo tipo.